boicotto Netflix per fino a fine anno, per 2 mesi. Tanto credo che sia la giusta pena per chi ha deciso, quindi Netflix in questo caso, di bloccare la serie House of Cards, di farla finire con la prossima stagione, ma soprattutto di bloccare adesso la registrazione delle puntate, perché Kevin Spacey, il protagonista principale, è stato accusato da un attore di non si so quanti anni, credo 44, di una che avrebbe, questo attore ha raccontato che quando aveva 14 anni Kevin Spacey lo abbia molestato, lo abbia importunato, abbia tentato un approccio, non mi è chiaro. 30 anni fa. E Netflix chiude una serie, non so magari se l'ha usato come scusa perché ha reputato che non stesse andando bene, ma io l'adoro House of Cards. E quindi se tu dici che la prossima stagione sarà l'ultima, io, perché Kevin Spacey è stato accusato da questo tipo così, io non rinnovo l'abbonamento a Netflix, anzi devo dire la verità, l'ho già chiuso, proprio ieri l'ho chiuso, e me ne sono fatto quello a Infinity, che tra parentesi non è male, ci sono tante cose interessanti, magari se ne parlo in un altro video. E perché? Che è successo? Perché Netflix blocca questa produzione? Proprio perché, a quanto pare, è venuta fuori questa notizia. A seguito di questa notizia, Kevin Spacey ha chiesto scusa al ragazzo se gli ha creato qualche problema, qualche disagio, se all'epoca è stato inopportuno, ma la festa di cui racconta questo ragazzo, Kevin Spacey dice ricordo solo che avevo bevuto molto, non mi ricordo cosa è accaduto, però per qualsiasi cosa sia successa io ti chiedo scusa, un gran signore. Ora, qualcuno potrebbe dire sì, ma un uomo anche se ubriaco 30 anni fa non dovrebbe approcciarsi a un ragazzino di 14 anni. In realtà, ad esempio, qui in Italia c'è un'età del consenso, cioè l'età che si deve avere minimo per poter consumare rapporti sessuali consensuali. Quindi 14 anni, se ognuno fa le sue valutazioni, ovviamente ognuno risponde ai suoi gusti, se qualcuno è attratto dalle 14enni o dai 14enni, sono fatti suoi. E la legge riconosce al 14enne la possibilità di fare sesso con quella persona se è d'accordo. Ovviamente la violenza non è mai prevista. Ora io ho alcune considerazioni da fare su questa vicenda, soprattutto perché poi ha fatto, tra le tante cose che Kevin Spacey ha detto per rispondere a questa accusa, è che lui è omosessuale, quindi l'ha detto in questa occasione. Ora, quello che vi vorrei dire è questo. Presupponendo il fatto che se quello che ha fatto Kevin Spacey è successo 30 anni fa e non si è ripetuto più, direi che 30 anni è un'era geologica. 30 anni è il massimo della pena che l'Italia dà ad un condannato, a qualcuno che ha commesso un crimine. In realtà c'è l'ergastolo, che però viene considerato, in realtà poi sono sempre 30 anni che vengono dati. E 30 anni appunto sono una vita. Ora, 30 anni fa, Kevin Spacey probabilmente non è l'uomo che è oggi. E allora che facciamo? Condanniamo e pugniamo un uomo 30 anni dopo che ha commesso il fatto? E dove sarebbe qui la funzione rieducativa della pena? Dove sarebbe la funzione punitiva della pena? Non c'è, perché tu non stai punendo più quella persona che non c'è più, sono passati 30 anni. Io, se penso a me stesso 5 anni fa, dico, ma chi ero? Cosa sono? Cosa sono diventato 30 anni fa? Poi nel caso che vi spesi probabilmente ancora di più, 30 anni proprio sei un uomo totalmente diverso, quante esperienze, quante cose, quante perdite, quante vittorie, come ti hanno cambiato, non è impossibile dirlo. E tu punisci 30 anni dopo, quell'uomo non è più lo stesso. Ma io infatti sono anche molto contrario alle condanne che arrivano per omicidio o per qualche altro atto durissimo, che arrivino 10 anni dopo perché non c'è prescrizione, 10, 15, 20 anni dopo perché non c'è prescrizione per certi reati. E per me dovrebbe esserci, perché è veramente triste pensare che io, per un errore che ho commesso magari 10 anni fa, di cui mi sono pentito, di cui ho subito tutte le conseguenze possibili, a livello familiare, a livello di amicizia, a livello di lavoro, a migliaia di livelli, a livello sociale, a qualsiasi livello,
Io poi 10 anni che mi sono fatto questo purgatorio, vado all'inferno solo 10 anni dopo, e tu chi stai punendo? Stai punendo la stessa persona che ha compiuto quella cosa o ne stai punendo un'altra? Ma soprattutto, la rieducazione, come ci sarebbe a quel punto? Dove sarebbe la rieducazione? Quindi io posso capire che un'industria, una casa di produzione come Netflix, per ragioni di economiche e di marketing, proceda come meglio crede. Però, diciamo, posso dirle una cosa, l'arte non dovrebbe risentire di queste cose. Io reputo che le serie televisive siano il prodotto di maggior qualità audiovisivo che ci sia in questo momento. Non lo sono ovviamente i video di YouTube e non lo è neanche il cinema. L'ho detto già molte volte, è inutile ripetermi, il cinema mi sembra trasformato solo in una saga di grandi eventi, più un cinema evento quello del cinema che un cinema ormai artistico che cerca di veicolare contenuti. È complicato il discorso, ho fatto 1000 volte e non lo voglio rifare. E allora che mi spesi e House of Cards e Netflix di Netflix vengono bloccati da questa situazione. Io non so se è il caso di assecondare le inclinazioni del popolo verso questa cosa, anche perché non le conosco. Non so se Kevin Spacey per questo continua a essere rispettato e apprezzato come prima, se non lo sia più. Però voglio dire una cosa, secondo me l'arte è arte, cioè lui è un campione, è uno dei più grandi attori che abbiamo in questo momento viventi. E se facciamo un esempio, si sa che Hitler aveva tentato di accedere all'Accademia delle Belle Arti in Germania, non so da quale altra parte, adesso non lo ricordo. Ma se Hitler fosse stato bravissimo, un campione, sarebbe giudicabile l'arte che ha fatto solo per l'uomo che era? Cioè, nel senso, se Picasso o Van Gogh avessero ucciso milioni di ebrei, toglierebbe qualcosa alla loro arte il gesto fatto da essere umano? Cioè, l'artista e l'essere umano, tu puoi permetterti di giudicarli in concomitanza? Secondo me no. Ma è come dire che Caravaggio, io ho visto il video di Vigleb bellissimo su Caravaggio, e anche il video sull'erotismo, mi sembra così, siete sul canale comunque di Vigleb, lo trovate, dove poi il dottore anche di Accademia mi ha spiegato pure che Caravaggio comunque era attratto dai bambini. Certo, contestualizzare una determinata condotta è importante. Molti dicono Che Guevara era omofobo, no? E quindi non meritevole del rispetto che gode, della leggenda che gode. C'è da dire però che a quell'epoca l'omofobia la concepiamo oggi così. Ai tempi di Che Guevara e a Cuba, ma anche nel resto del mondo, non è che esisteva il concetto di omofobia, era una normalità. Cioè odiare gli omosessuali a quel periodo, imprigionarli, disprezzare, eccetera, era una cosa del tempo. È come dire che, facciamo un esempio, non lo so, se ai tempi di Gesù Cristo fosse stato normale baciare o fare sesso con le bambine 5 anni, Gesù Cristo l'avesse fatto, ok, Gesù Cristo non sarebbe stata la figura che è una figura comunque di pace, di benevolenza, eccetera, eccetera. È difficile sempre giudicare con gli occhi di oggi degli eventi, delle situazioni, dei contesti del passato, come è difficile per gli occhi, ad esempio, di un occidentale riuscire a capire anche al 5% la cultura orientale. Cioè, spesso quando noi vediamo un film del Giappone, della Cina, vediamo un manga particolarmente oriente-oriented, certe dinamiche non le capiamo, come noi magari non capiamo l'atto del samurai di fare il seppuku, di suicidarsi in quel modo lì, che però ha tutta una spiegazione per quella cultura lì. E quindi addirittura, ancora di più, possiamo quindi alla fine giudicare questi personaggi per quello che hanno fatto da uomini, piuttosto dei valori che trasmettono, dell'arte che hanno fatto. Noi valori che trasmettono dell'arte che hanno fatto o del valore che trasmettono attraverso l'arte e non attraverso le loro azioni umane. Quindi, per carità, io innanzitutto dico che non è giusto punire qualcuno se questo ha fatto un atto inopportuno dove alla fine non è successo niente 30 anni fa, ok?
che ripeto, l'età del consenso in Italia per fare sesso è 14 anni, non per questo un uomo adulto può approcciarsi in determinati modi a un ragazzino di 14 anni. Ripeto, quello io non lo so, nessuno era con loro in quella situazione, non sappiamo quanto fosse ubriaco, cosa fosse successo, però è successo 3 anni fa. Ora sembra che vogliano venire fuori altre persone a parlare, perché in realtà se lui è perpetrato con questi atteggiamenti, è giusto che non abbia un ruolo di responsabilità come direttore di un teatro o direttore di produzione, perché è quella condizione che gli permetteva di fare quel tipo di azione. Ma come attore, secondo me, bloccare una serie per questo, no. Per me può essere anche un criminale, uno dei peggiori, però the show must go on, lo show deve continuare. Questo è quello che penso di questa vicenda di Kevin Spacey, visto che ne avevo scritto un post sulla pagina Facebook dell'email, ho detto vabbè, approfondiamo un secondino con qualche considerazione e riflessione casuale, anche qui sul secondo canale. Vi saluto.